Eccolo qua, Emilio Marzoli, Estetica 2022, 25 anni, festeggiamo le nozze d'argento. Sì, festeggiamo le nozze d'argento, siamo felici perché, come avrai potuto vedere, siamo pieni di gente, le aziende sono felici. Quest'anno si è riconfermata ancora la fiera per eccellenza per il centro-sud, seconda in Italia. Niente, siamo stanchi ma felici. Anche ma felici per la bellezza, per il beauty, per il benessere, il wellness, per l'acconciatura, cioè non vi siete fatti mancare nulla Estetica, come tradizione vuole. Certo, trattiamo il comparto beauty a 360 gradi, quindi l'offerta è plurima, è ampia, c'è tutto dentro. Anche perché chiaramente fermi dopo 2 anni e mezzo di pandemia, meno male, si respira un po' di quotidianità, un po' di normalità, no? Guarda, te lo dico con veramente un po' di emozione alla pelle d'oca, perché a noi è mancato, molto tutto questo contatto, questa felicità, questa gioia che abbiamo nei padiglioni, questo interloquire, contrattare, parlare, abbracciarsi tra fornitori, aziende, acquirenti. Siamo tornati alla normalità, non abbiamo più questo spettro del Covid, cioè non lo viviamo, anche se magari c'è ancora, però ci stiamo lasciando andare, il che non lo so, ma credo che poi alla fine resti qualcosa di positivo, perché fare business con il sorriso sulle labbra è la cosa più bella del mondo. E chiaramente noi ci abituiamo a questo sorriso e il sorriso sarà ancora più ampio per la 26esima edizione del 2023. Siamo già carichi, pronti, abbiamo già ad oggi avuto tutta una serie di adesioni già per il prossimo anno, perché poi il resto, quando semini bene raccogli bene, e noi abbiamo seminato benissimo, lo dico con un po' di superbia, perdona, concedetemela, dopo 2 anni di sofferenza, e già stiamo raccogliendo i frutti di questo anno e sicuramente lavoreremo in proiezione per fare meglio l'anno prossimo. E allora ci vediamo nel 2023 qui a Estetica Mostra d'Oltremare Napoli. Come al solito con te, perché io sono, sei il mio amuleto, no? Sono scaramantico, quindi sono contento di vederti ogni anno da qui a tantissimi anni ancora.